Ehi, le ciurme, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui su Abandon Ship. Allora, diamoci subito da fare perché qua il coso dei cultisti sarà. Il coso dei cultisti sale molto, molto in fretta. Quindi, allora andiamo con meno e vediamo cosa ci resta qua da fare. Allora, 3 su 5, quindi abbiamo bisogno di farne almeno altri 2. Allora, abbiamo un robo dei cultisti qua. Abbiamo un coso che non possiamo fare. Un punto esclamativo delle navi. Pesca. O proviamo ad andare nel punto esclamativo. Andiamo nel punto esclamativo, dai. Vado per il punto esclamativo. Ah, abbiamo bisogno di riparare lo scafo però un pochettino. Vabbè, vediamo un attimo il punto esclamativo. Che nebbione. Vogliamo provarlo? Io ho un po' paura. Vediamo. A whirlpool is a deadly phenomena for vessels that stray too close, so you keep a respectable distance. Something about this one, however, beguiles your sight and steers your heart. You snap out of the trance, and somehow night has fallen. Puzzling. You're sure you were only entranced by the whirlpool for a few moments? And yet, darkness has fallen. You can't ponder long, for macabre ship approaches fast. Prepare to do battle with a ghost ship. These are crewed with soulless automatons, easy to cut down, but can be resurrected by their full master, who captains their ship. Beware the unholy weapon they carry, whose projectile can raise the dead. Oh Dio, siamo contro una nave fantasma! Ah! Ah! Mareu, quanti sono? Sono quattro, ok, però solo il capitano può. Facciamo che affonda. Possiamo affondarla? Io spero di sì. Allora, tu dai contro le vele. Tu dai qua nel dubbio. Tu dai qua nel dubbio dove c'è il capitano. Tu. Dai qua nel dubbio e tu anche dai qua nel dubbio. Allora, il tizio va da qua e il riparatore per ora va da qua, poi dopo vediamo. Nuotano i non morti? Speriamo di no. Ok, le abbiamo tolto un po' di scafo, non tantissimo. Aiuiaiaia! Non si è messi per niente bene. Aia! Oddio, oddio! Allora, tu torna ai tuoi cannoni. Tu vai qua, tu vai qua e tu. Curati, please. Ah, lui può curare spostandosi, ottimo. Vai a dare una mano là adesso. Riusciamo a tirarli giù per piacere, tiriamo giù quello scafo, porca miseria. Che paura che c'ho. Che paura, ripara lo scafo, stiamo imbarcando acqua. Tenetevi! Mareo. Vai a riparare. Ok, il pennone. C'è l'albero maestro qui in realtà. Cosa c'è? Hanno danneggiato qualcosa? No, non credo. Dobbiamo togliere dell'acqua? Facciamo uno sparo e poi togliamo acqua, eh. Va, no, vai a curare lui. Non mi ero accorto che non era così in forma. Aia! Spegni, 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 spegni. Ok, vai a pompare via dell'acqua. Tu vai a cannoneggiare. Ok, l'acqua siamo a posto.
fatto abbastanza danno, eh. Speriamo di prendere un buon bottino almeno da tutto ciò, perché sennò. Dai, caricate, caricate in fretta, porca miseria. Oh. Mannaggia, tenetevi forte. Ok, li abbiamo praticamente sconfitti, però. Ma il capitano è ancora vivo? Sì, abbiamo solo tirato giù un navigatore, come si chiama? Boh. Però non posso vedere come stanno messi a salute perché siamo troppo lontani. Ok, è andata. Però dovremmo andare a curarci sul serio. Allora, o guadagniamo 250 monete, quanto è? Cosa che dubito fortemente, o dobbiamo andare a riparare la nave? Allora, in qualche modo sei riuscito a sopravvivere all'apparizione di spettrale. Forse erano venuti a portare la tua anima all'inferno? E qui non mi è andato niente? It is night no longer, and the whirlpool is dissipating. No evidence of a ghost ship remains. Did you dream the entire thing? No, for you can see the damage to the ship, along with the fresh injuries from the battle. Niente, quindi per cosa abbiamo combattuto? Esperienze basta? No, andiamo, ecco, andiamo a ripararci perché qua se arriva qualcosa ci sfasciano la nave praticamente. Ah, the cherry blossom of Far Haven makes for a tranquil sight, although the port has always been a den of criminal activity. If it's illegal, odds are it can be obtained or arranged here. Ok, investighiamo tra un attimo, voglio prima vedere che cosa. Cioè, si possono ripararci dalla nave. Grape shot, bar shot, ship smasher, web gun. So, no direct crew damage, but traps them in a web cocoon. Ok, simpatica. Intanto ripariamo. Beh, dai, 45 ci sta. Cioè, pensavo mi venisse a costare un sacco di più, visto che di solito costa tantissimo. Cioè, no, costa una quarantina già di solito, quindi winch, ok, ce l'abbiamo già. La diving bell costa 75. Water pumps, già ce l'abbiamo. Basic crow's nest, già ce l'abbiamo già, basic, vero? Sì. Sì, possiamo prendere questa. Ma, non in questo momento. Section upgrade, non ci interessa in questo momento. Shipwright, costa sempre 800, vero? Quella là. La corvette. Allora, vediamo un attimo se. Energia degli esploratori, ottimo, ci paga un discreto numero di soldi. Magistrato niente, apothecary non abbiamo nessuno che ha bisogno di star meglio, prigione non ci serve della gente. Allora, vediamo un attimo, investighiamo la città. The Assassin's Guild is in Farhaven is the world's worst kept secret. Although illegal, any officials righteous or foolish enough to infringe on guild business tend to mysteriously disappear, to no one's surprise. What everyone knows of the Farhaven assassins, it is much harder to meet them. If you have a target, you put the word out and hope they contact you, which is why you're surprised when you come face to face with one. Unfortunately, your meeting takes place in a side alley. Having been yanked into it and a dagger placed at your throat. Oh, cribbio. Quindi c'è la gilda degli assassini in questo posto qua. Ed è difficile incontrare degli assassini. Cioè, al massimo metti una taglia su qualcuno e speri che loro ti contattino. Sfortunatamente, ne conosciamo uno di questi assassini di Farhaven. Ed è perché ci punta il pugnale, una daga alla gola, in un angolo di un vicolo.
You suddenly remember that if her reputation was to be believed, the Farhaven assassins kill their targets with complete surprise. If you're still alive, there must be some other purpose to your predicament. Ah, ok. Dice che uccidono sempre senza essere notati, quindi se lo hai visto è perché ci devono essere delle altre motivazioni. A captain sails in the Imperium Isle. They must die. This is offered to you for great reward. Do you accept? Non lo so. Le opzioni sono: con un coltello alla gola non sei molto sicuro di poter avere una scelta, accetta. Se fossi stato il target, saresti già morto. Non vuoi nessun collegamento con queste persone. Rifiuta. For great reward. Però dobbiamo assassinare una persona che non sappiamo che cosa ha fatto, se è una persona buona, cattiva, se è innocente, se è bravo, se... Non lo so. Cosa devo fare? E che poi per forza dobbiamo ucciderlo, perché altrimenti verranno loro a uccidere noi di sicuro. Ma abbiamo veramente una scelta. Cioè, possiamo dirgli chi se ne... Secondo me ci ammazza, però l'abbiamo visto. Non lo so, ma nella situazione, cioè, pensateci anche un attimo voi, riuscireste a ragionare in modo serio? Cioè, si siete con un coltello alla gola? Siamo con un coltello alla gola? Cosa dobbiamo fare? La cosa più sensata sarebbe accettare, ma poi dobbiamo farlo davvero. E ci sarà anche un timer per forza, perché altrimenti i giocatori lo lascerebbero live. E semplicemente senza concluderlo. E se poi diventiamo fuorilegge? Vabbè, proviamo a declinare. So be it, the person says, and applies a slight pressure on the forearm, pinning you down. You begin to black out, but as consciousness returns, you are alone. You woozily get to your feet and hurry back into the main thoroughfare. Ok, niente, quindi ha detto, se è così, ci fa quasi svenire, lui se ne va, quando riprendiamo del tutto la conoscenza, è sparito. Prima la strada. Ok, allora andiamo a vedere l'evento che c'era qua sotto, vero? Sì, voglio vedere quelle navi là. È scomodo che dobbiamo fare più o meno qua. Non potevano mettere lo stesso pulsante per aprire e chiudere. Ah, no, forse perché c'era un altro là. Lookout calls down. A lifeboat has been spotted. The crew look to you for the order. Ah, c'è una scialuppa di nuovo. As you get closer, you see several unconscious sailors. Ah, ok, è lo stesso che c'era già capitato. Salviamo della gente e i miei sono più felici. Andiamo a pescare un po', allora già che ci siamo. Queste sono delle risorse. Ah, meno 20 più 33, no, no. Forse quest'altro qua di pesca, quello... Dove è andata la pesca là? C'è un pulsante per questo, no? L, ma...
Non capisco perché tutte queste necessità, vabbè. Ma più che altro sono curioso di capire perché non posso tornare nei porti dove sono già stato, cioè nelle parti di isola. Fin tanto che era quella conquistata dal culto, posso capire, va bene, ma il resto? Boh. Andiamo a picchiare il culto, andiamo a picchiare il culto, va? Così almeno diminuisce un attimo l'indicatore e ci dà un po' di soldini. Perché quando si riempie l'indicatore non ci dà dei soldi dal sopravvivere all'evento. Your lookout calls down from the crow's nest. A cold ship is seen in the distance. He yells down, "Sir, that ship is fast! We can try and run, but we won't get far." Ok, abbiamo visto una nave del culto. Quindi non ci dà, che è molto veloce, dice, non riusciamo ad andare tanto lontano. Quindi ci andiamo in combattimento. L'altra tenta inutilmente di cosa, ma è difficile che otterremo qualche vantaggio. Allora. Spara le vele. Hanno un. Come si chiamano quei tizi cattivissimi? Boh, non mi ricordo. Allora, tu vai qua. Tu vai qua. E con questo spariamo qua. Adesso ci dirà quando ci arriverà addosso. Com'è che si chiamano? I. Aia! Cribbio, mi hanno fatto un danno incredibile con de della scossa. Alifron, ecco come si chiamano. Ok. A lui è andato, quindi questo qua torna ai cannoni. Tu sei già là. Tu torna a questo, io torno a questo. Il medico è il 6. Allora, il 6 vai qua. Vai a curare questo qua. Ma già fanno un danno incredibile alla ciurma con le armi da distanza. Scusa, vai a riparare qua perché stiamo perdendo. Vai da lui! Sta malissimo. Mi era già messo male, ma. Fortuna che abbiamo il medico è davvero. Salva un sacco. Come si è messo il scafo? No, scafo si è messi bene. Aia, medico! Tenetevi! Ah! Ok, ci siamo. Ma il medico sicura? Pian pianino? No, lui mi sa di no. Sì, no, pian piano recupera la vita. Ah, no, vai qua su. Ok, non ce l'ha fatto troppi danni alla fine. Cioè, fanno un sacco male alla gente, ma con il medico per fortuna riusciamo a tamponare il discorso. Yeah, li abbiamo affondati. E non abbiamo preso danni. Buono. Cioè, quasi niente, forse leggermente. Ma nulla di che. Ok. E abbiamo guadagnato 22. Allora, adesso dobbiamo andare via di qua. Ma direi che prima di tutto. C'è una hotkey per mettere la pausa? Ok.
Spazio anche qua. Ottimo, benissimo, quanto amo lo spazio. Per questo episodio può essere tutto, perché sono già passati 20 minuti e 08, anche di più. Io vi lascio un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui andremo ad affrontare il nuovo spazio di Porto. Il nuovo spazio Porto. Ciao, buona giornata.